Vetro. Il vetro è un materiale prezioso, ricavato dalla trasformazione della silice. È uno degli imballaggi più antichi, infatti viene utilizzato da ben 3.000 anni per la produzione di bottiglie. Il vetro è un altro grande materiale da riciclare. Per produrre il vetro verde si può arrivare ad utilizzare fino al 90% di materiale proveniente dalla filiera del riciclo. Questo garantisce un risparmio di energie e di risorse importanti per l'ambiente. Il vetro è relativamente semplice da riciclare. Facciamo però attenzione a non conferire nel vetro materiali che ci possono ingannare, come ad esempio le pirofile in vetro Pirex, che sono quelli resistenti alle alte temperature, i bicchieri, le lampadine e le stoviglie in ceramica. Tutti questi materiali non vanno messi nel vetro, ma possono essere conferiti nell'indifferenziato o nei centri di raccolta. Ora vediamo alcuni materiali che possono essere conferiti nel vetro. Ad esempio, una bottiglia di vino Nel può vetro. andare nel vetro. Il contenitore delle olive può andare nel vetro. Nel vetro. La bottiglietta del succo di frutta può andare nel vetro. Togliamo il tappo e lo mettiamo nei metalli, separandolo. Il resto nel vetro. Il bicchiere che usiamo in cucina. Ecco, il bicchiere non va nel vetro, va non va riciclato, va messo nell'indifferenziato. Un altro contenitore che aveva contenuto del cibo nel vetro. Sempre nel vetro. Una tazzina di ceramica. Questo non nel vetro, questo va messo invece o in isola ecologica, negli inerti, nelle macerie, o se no semplicemente un piccolo oggetto. Lo possiamo buttare nell'indifferenziato. Infine una lampadina. Questa invece portiamola all'isola ecologica. È un RAE, contiene anche del neon, essendo una lampadina al neon, e quindi portiamola al centro di raccolta per conferirla correttamente.